L'Italia spegne 150 candeline e la Facoltà di Scienze della Formazione di Roma 3 la festeggia con tre giornate di studio intitolate Italiane e Italiani in Formazione. E per ripercorrere la storia risorgimentale si inizia con la musica. Quando va l'appello di Garibaldi, i suoi figli, Garibaldi, saranno uniti, Coppa Latina, Camicia Rossa, Garibaldina, saranno uniti, Coppa Latina, Camicia Rossa, Garibaldina. Ripercorrere la storia risorgimentale tramite canzonette, come le ha definite, come mai? Prima di tutto io ho insegnato per 15 anni storia e risorgimento e quindi conosco abbastanza l'argomento. Poi perché da tempo immemorabile faccio anche per un altro versante spettacoli, musica che piace molto, mi diverte, ma soprattutto alla fine mi sono soffermato a riflettere su quello che in realtà nel risorgimento italiano rappresentarono i suoni. Magari la musica era la musica del nemico, ma era così bella che chi si metteva le parole sopra, insomma, che danno l'idea sia della complessità dei fenomeni distanti oramai da noi 150 anni nel tempo, e sia dell'impegno, della passione di uomini e donne che come noi vissero in un altro tempo che è lontano, remoto e che quindi per noi diventa quasi straniero, ma in cui anche grazie, se non soprattutto grazie alle canzoni e alla musica, possiamo riconoscere qualcosa che ci è congeniale, che ci è, come dire, caro, che ci piace. Dunque, canti popolari, canzonette di rango inferiore rispetto ad altre, ma nelle quali viene descritto il risorgimento con i suoi valori ed ideali, la libertà, l'indipendenza, la verità, l'onestà personale. Che valore aveva per i patrioti italiani cantare queste canzoni durante le loro battaglie? L'aveva perché il canto è sempre notoriamente in ogni tempo, sotto ogni latitudine, una forma di auto-incoraggiamento, quindi si canta nelle marce di avvicinamento al nemico, non è che si canta sul campo di battaglia, si canta se si è catturati e portati alla prigionia, si canta addirittura come i fratelli bandiera che intonano un'aria chi per la patria mor vissuto e assai, andando al patibolo, andando alla fucilazione, quindi è una cosa molto importante. È strano che sia stata un po' sottodimensionata e sottovalutata in questo 150esimo anniversario dell'Unità d'Italia, perché non sono stato certo l'unico, ma sono uno dei pochi che hanno voluto dedicare al mondo delle canzoni e anche delle canzoni d'amore, delle canzoni di intrattenimento, ma di quel tempo, uno spazio adeguato. Forse per i 150 anni i festeggiamenti avvengono in una situazione non così entusiasmante come era il 1961, l'anno centrale del boom, e neppure come avvennero i festeggiamenti del 1911 in età giolittiana, in un periodo anch'esso di grande crescita economica e civile. Però questo di far comprendere la storia di 150 anni, che non è una storia solo militare, istituzionale, politica, ma è la storia economica, sociale, culturale, la storia fatta di tante storie, di donne e di uomini che hanno costruito la storia del nostro paese, che ha ancora un grande futuro davanti a sé, non solo un grande passato.